Siamo in diretta dal giardino dell'Excelsior Vittoria. Perché? Giardini, appuntamento in giardino 2021, siamo qua ospiti di questa location magnifica che si è messa a disposizione nel panorama nazionale dei giardini storici e disponibili. Siamo qua con le signore dell'Unitrei in un più turni, grazie alla dottoressa Imperato che ci ha raccolto le nostre prenotazioni, e stiamo visitando non solo il verde, ma anche tutta la struttura. Meraviglioso, meraviglioso questo tunnel che collega la Piazza Tasso con la Marina Piccola in una pendenza gradevole, senza gradini, con dei pozzi illuminanti da sopra, il che ci pone in una condizione, è stato liberato, è stato pulito, molto probabilmente sarà messo nelle orbite delle conoscenze e nelle possibilità di fruizione del pubblico, se non proprio tutto in generale dei cittadini sorrentini, ma almeno quello dell'albergo, per approcciare a questa sostanza storica di grandissima importanza, di grandissima levatura. È la soluzione al problema di come sono arrivate qua in alto una serie di colonne alte fino a 12 metri, la più alta, ma normalmente di 7-8 metri, colonne in marmo che andavano a strutturare e ad approntare architettonicamente templi e case importanti, probabilmente. Le ville di un tempio, le ville di E la Ozio. storia viene qui, la troviamo stratificata e articolata da queste maioliche antiche settecentesche a... Questa è la piscina dell'Hotel Vittoria. Una piscina tutta la Sì. Per storia noi di Acanza. Ah, bellissimo. Guarda che ci sta. Tutto questo reticolato, ma vai, Lucio. Sì, la visita al giardino, ma è anche una giusta e bella motivazione per dare un occhio a questi ruderi archeologici. Per come è strutturata, leggiamo un balneum fatto alla maniera termale. Mancano i supporti del doppio pavimento, però lo vediamo il doppio pavimento. Sotto c'era acqua bollente e sopra c'era acqua, Acqua. il sistema di afflusso e tutto l'opus reticulum, nonché addirittura lasciati all'intemperie, leggiamo su quel muro, in signinum, vale a dire in questa intonacatura che impermeabilizza tutto l'acqua. Anche si vede non solo il buco, ma anche il dilavare delle acque che fuoriuscivano dalle varie piscine che circondavano intorno. Questa struttura, sommata ai reperti che abbiamo al Museo Archeologico, sommato a quelli che abbiamo lungo il viale incontrati tra colonne e capitelli bellissimi, li vediamo alle nostre spalle, eccolo, l'angolo romano di grande pregio e importanza, fanno sì della duplice, triplice valenza di questo grande resort, di questo grande parco, che non solo come giardino, ma come struttura, come architettura ottocentesca, come antica Roma. Un occhio alla piscina, ci concediamo un tuffo. Sì, Ambrogio, che mamma dici? mia, è notevole. Bella, eh? Continuiamo Saluti, la nostra grazie. visita. Siamo ancora in diretta dai giardini dell'Excelsior Vittoria.
il Pinus Pinebra. Questo è il marito. No, è quello quando cade a terra, cioè praticamente arriva. Chi ha detto che non si può prendere la luna? Sì, guarda, è bellissima. Questo è il maschio che vorrei. 18.000. Va bene. Mio marito si sciocchia, ma direttamente. Ma io per la sigla 8.000. Questo è un acero, sembrerebbe di sì. No? Che ne dite, un acero? Ciao Peppe Cicirelli, grazie per seguirci. Ah, ecco, allora sì, è un acero giapponese. Però questo è bellissimo perché prende questa colorazione rosso già dal pieno dell'estate. Magnifico. Più esposto, diciamo, alla mezz'ombra, ombra, almeno con queste temperature classiche, più riesce a mantenere questo colore. Aniela, come manutenzione che vuole? Zero. Questa qua, vi ripeto, è stata messa forse in un posto sbagliato perché praticamente... Troppo soleggiato. No, neanche. Questa è una pianta che non vuole essere potata, ad eccezione del secco che si va a togliere verso settembre-ottobre. Però è una pianta che ha una crescita molto 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 lenta, quindi di conseguenza è molto, diciamo, poco resiliente a quelle che sono le potature o una serie di situazioni. Se avete questo in giardino vi consiglio di non toccarla perché poi... Quando perde le foglie nel periodo invernale, aspettatelo già a vedere tutta quella ramificazione. Andiamo, non andate a toccare. Mentre invece le famose camelie. Sì. Ne abbiamo. Come no? Allora, ne abbiamo due o tre dall'altra parte. Vabbè, adesso... No, ormai c'hanno i piedi più piccolini. Purtroppo adesso non è... Sì, non è più periodo. No. Diciamo che sono grandi quanto un albero di arancio. Eccola là, importante. Il che significa che sono state piantate non nell'Ottocento, ma già parliamo del Settecento, quando proprio Carolina, e intanto prendiamo nota, Aniella, il caposquadra di quanti ragazzi? No, diciamo che siamo una scuola di 6 persone, però 6 persone non tutti i giorni. Alterniamo 4, 3. Salve! Caro Aniello, mi piacesse pure a me a fare un caposquadra di questi guaglioni belli ricchi e forzuti, perché il lavoro si alleggerisce di molto. Sono vispi intelligenti e se lo cercano da per sé, non c'è bisogno che glielo dico. Oh, il capel venere! Salvatore! È molto bravo, insomma, a rientrarsi come le scicche. No. Andare... La specializzazione di Salvatore, che io sappia, sono finesse. Eccolo qua! L'albero, la camelia, ecco qua la camelia. Attenzione ragazze, abbiamo bisogno di un albero di limoni, ci riesce a far venire fuori un bergamotto. Ce l'ho anche io. Davvero? Limoni innestato con bergamotto. O viceversa, ma generalmente oggi si sta tornando al vecchio bergamotto perché è un frutto che non si mangia, ma viene molto utilizzato nell'industria cosmetica. Del profumo. Questo lavoro non l'ha fatto qua, ma l'ha fatto fuori in un altro giardino. C'è il padre che ha un bel giardino. Non sprignamo, sennò ognuno che va vicino a fare un numero di telefono. Buongiorno. Saluti, auguri, ben trovati. Buongiorno. Buongiorno. Questa è la camelia. Questa qua, queste sono le fiori. Non vi distraete e alzate la testa. Guardate quanto è grande. Quando andate dal vostro fioraio a comprare le camelie, la trovate tantella, ci vuole 70 euro. E questa qua che è più grossa di un albero di arancio. Quanto bravo questa qua. E guardate che adesso i fiori sono giù. Ma che sta qua plena? Alpa plena. Questa fa dei fiori bianchi, piccolissimi. No, fa bianchi e rossi. Guarda come sono belle.
Bellissima. Grazie ragazzi, auguri e complimenti per questo lavoro. Questo è un intruso in mezzo a canto. Acanto, che dissi voi. E questo è il fiore dell'acanto. Sì, e quella foglia è questa qui. Sì, è questa che sta sotto. È questa quella che troviamo vicino ai capitelli. Questa praticamente... Sì. No, questa praticamente, no, se ci avete fatto mai caso, se ce l'avete guardato a casa, a finitura del suo ciclo di fioritura, il fiore all'interno secca e va, spara proprio, cioè si ha un colpo e si va, diciamo, a mettere a nel terreno, quindi è molto disseminatore, quindi nello stesso va, diciamo, a propagarsi anche in questo modo. Bellissimo. I capitelli in marmo che abbiamo visti di antica Grecia, le foglie sono foglie di acanto. E guardate che effetto fa! Bellissima, guarda! Guarda l'eleganza, guarda l'eleganza del... Come si chiama? L'acero giapponese, con tutti, questi falsi, falso gelsomino, guarda, profumatissimo, una cosa bellissima, guarda. C'è un profumo in questo giardino in questo momento. Quello dovrebbe essere l'agapanto, guarda, questi qua di fronte, che ancora non sono sbocciati. Ma compra una rivista. Guarda che belli questi gigli! Lilium! Praticamente se voi non lo toccate lì lo un perché questi non sanno resistere alle loro tentazioni. Dall'autato Rocchi ne scelgono giornale. Ragazzi, vi voglio bene. Lunedì. Non mi sto presentando come Mariuole, mi sto presentando come forti appassionati. Che l'amore fa sì che io mi abbraccio. Rogino. Si è distratto dall'altro lato, ecco qua un altro capitello con le foglie di acanto. Eccole le foglie d'acanto, ma prima ne abbiamo parlato, ma queste le ritroviamo le colonne del Vittorio, vado al super. Ah, e chi se ne ha dato il acero? Il canale. Non riesce più, diciamo, a ricadere. No, non riesce più, sia normale. Un normale. Ricadendo. E ma che bello. Oh, a me quale ti piace di più, questo o là? Il normale, quello. Poi che abbiamo non è già che visto, visto. Guarda. No, sono belle. Guarda che. Marilena. Guarda questo gruppo di rose che scende qua sopra, guarda quanto sono belle. La cena. E di qui se ne è nudi e di voglio. Continuiamo la nostra visita qui dove ci troviamo, nel parco.
bellissimo, curato, curatissimo. Sì, sicuro arriva ma... al confine con la signora Lisa, non so se conosci. Sì. La signora sì. Conosce. No, è tutto quello che da fino a Villa Rubinacci. Senti, ma fino a là. A piedi nudi nel parco, no? Volendo lo potete tranquillamente fare, solo che poi in mezzo al prato vi sporcate un po' della clorofilla, quindi del verde e della... Magnifico! Guardate qua che bel verde! Cioè, questa è tutta la parte, insomma, anche questa storia della struttura. La più spettacolare, diciamo, come conformazione tutto. Io sapevo perché lungo la strada si vede, no? Tutto cammino di giardino, però anche questo è estratto da altre cose. Ah, anche un bel pozzo. Ovviamente è buccia, non è attivo. Beh, è anche per forza devono lavorare tanti di loro qua. Guardate com'è verde questo prato. Verde, l'erba di casa mia è verde. Verde. Ancora le colonne. Qua. Peccato che non siete qui con noi. È una magnifica passeggiata quella che stiamo facendo. Sì, stiamo andando nella zona orto. Ah, qui ci sono anche giochi per i bambini. Uno, due, tre. Sì, perché oggi è una giornata della notte. Poi hanno fatto questa cosa dell'apertura dei parchi in tutta Italia. Sì, sì. E infatti oggi questa è la giornata dei parchi. La giornata della notte. Ecco, questo è il vostro orto. Sì, questa è la nostra nasse, il nostro deposito di tutte le rive. Pian piano le facciamo. E adesso Aniel ci ha portato nella sua passione. Perché è vero. Ah, che bello questo livo. Perché è vero che il giardino... E quest'altro? Se ne preoccupa lui, c'ha ampia libertà, scelta, sistemazione, potature, messa a dimora, sementi e cose. Però lì già c'è un binario e quindi Aniello con la sua squadra è costretto a seguire quel binario. Sistemiamo gli aceri, sistemiamo... Invece qua c'è il senso di libertà. Aniello, che hai piantato? Qua c'è un po' il cuore del giardino, anche perché... Ragazzi, ascoltatemi bene, perché è una cosa importantissima. Cave, la signora americana si coglie i pomaroli e porta un cuore. Siete capite che succede, vero Aniello? Guarda come lo dice ridendo. No, questa, diciamo, per quello che possiamo, va tutto alla cucina stellata, giù del ristorante stellato. Vengono proprio a raccogliere direttamente loro i prodotti, le erbette che, ripeto, da un anno e mezzo, due anni siamo anche azienda agricola per quanto riguarda questo lotto qui e tutta la parte inerente agli agrumi, all'olio, quindi è tutto certificato, ripeto, cioè, perseguiamo quelli che sono
i disciplinari della Regione Campania, quindi a regola con tutte quelle che sono le normative. Bellissimo, questo è tutto l'aspetto che è tecnico, burocratico. Ma a me mi colpisce il fatto che veramente che la signora americana, che di là da, no come le europee, che la là è 120, 130 kg, viene qua, viene una bella pomarola rossa. Allora fa con Aniel, la posso prendere, la posso prendere, si crede che non è dato qua. Mentre Aniel ce la coglie e gliela dà nel piatto, e se con tutta apriata dal maestro d'hotel se la fa condire olio e sale, signora questa la dovete mangiare. Già di per sé questa è una marcia in più, è una possibilità che non si incontra in tutti gli alberghi. Hai visto il tronco di questi olivi? Qualcosa di meraviglioso, oggi guarda. Siamo a caccia di sapori, perché i piatti sono tutti belli. Però poi giusto. Ah, donna Lidia, poi tieni passione sua, e se pure tutte le mattine sono a fa. Ragazzi, la vostra amica donna Lidia, la proprietaria. Qual è la sua passione? La metto fa il giardinaggio. Non sa fa qua, non sto giardinaggio, curare le sue piante. Mi piacerebbe vedere l'olandese. Cavolo toscano, sì. Ah, ma con questo caldo ci sta anche. Abbiamo rischiato, nel senso che a determinate temperature poi tende a fare l'infiorescenza. Cavolo nero. Sapevo che solo col freddo. Diciamo siamo stati fortunati perché ha fatto. Signori, qui possiamo fare anche una piccola raccolta volendo. Ci sono già pure i peperoncini. Ah, quello è il cavolo nero. Questa vabbè, tutta la sezione di pomodori. Di pomodori e pomodori. Sì. Infatti. Ale, ma tu vuoi dire fai fatti da sempre? Ora li mangiare, quando vanno? No, fino a... io non ho mangiato loro sì. Ah, ecco. Quindi oggi proprio l'hanno vedi sta faccia contenta. Ah, sono belle sì cavolo mio. Pure di Sant'Agnello pure. Sant'Agnello ci conosciamo, sono pure qualche mese fa. E lì c'è una piccola, c'è anche una serra per le piante commestibili più delicate. Sì, no, questo è origano. Ma cosa chiappo io? Origano, sì. Bellissimo. Sì, sì. Questo sarà rosmarino. Questo è vino. Questo è vino. Ecco. E questa è salvia, guarda come sono grandi queste foglie, una salvia particolare. Questa è mezza. Sì, che è diversa. Pure essere indicatore della. Questo è pure. Di varietà rossi. Sì. Guardate, questa è la menta che tengo io poi. Vi è mai capitato per esempio vicino ai vigneti, a tramonti, appena incomincia il vigneto c'è una rosa. Sì. Senti, scusate, ma che ci sei questa rosa vicino a vigneto? E qui, vicino al cavolo nero, vicino a che state qua che sono? Piselli? No, sono fagioli. Fagioli. Vedete questa spiga di grano? Che è quella lì che attira su di sé i primi afidi. Attenzione. Il ragnetto piccolino rosso, gli altri nomi quali sono tecnici e scientifici? Vabbè, poi ce ne sono l'indicatore di insetti. L'indicatore di una presenza. E quando vedo il ragnetto rosso sulla spiga, non è che va a pigliare a Miciano Rubline il roro l'orto, perché ne mangerei io stesso del veleno. Ma che cosa faccio? Semplicemente vado a monitorare quella che è la situazione ed eventualmente vado nel momento in cui vedo che c'è un attacco forte lì vado a fare un trattamento, ma ripeto, noi usiamo molto il macerato di ortica, olio di nemo, tutti i prodotti molto naturali. Come si fa questo macerato di ortica? Niente, si raccoglie dalla ortica e si mette poi a decomporre in un bidone con dell'acqua, un macerato proprio. È il tempo che lei vede che comunque si ha perso un po' di ora, si fa un bel colore verde melmoso. Sì, sì. Quello che ci diceva Nelle, ma sì, esattamente. Guarda, lì poi abbiamo la terra con i pomodori, insomma. Saporete come vuoi dire alla pesca, no? Anello, vogliamo accompagnare Lucia? Sì, vi accompagno in terrazza e poi vi lascio. Ah, sulla terrazza di Caruso. Ma avrei tutto corso. Ho paura che Anello sta venuto qua le zucchero. Chissà, no. Si ci cade in braccio a un e che succede? È troppo pesante, sta senza non ce la facciamo. Abbiamo fatto un fornimento stamattina.
Allora, vino numero 2. Non ce l'ho fatto. Però là ci stanno i rotti, stanno i caldini già pronti. Proprio là ci abbiamo l'olio a deposito. Voi mi insegnate. La vita non è messa. Allora, non ti tenere, quanto passi?